Ecco, 30 denari. Il prezzo del tuo tradimento. Più tardi capirai meglio quello che sto facendo. Signore, lavami non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi si è lavato è già del tutto puro ed ha bisogno solo di lavarsi i piedi. Voi siete puri, ma non tutti. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a quell'uomo dal quale è stato tradito. Meglio per lui se non fosse mai nato. Sono io. Colui che metterà con me la mano nel piatto, egli mi tradirà. Fai presto ciò che vuoi fare. Eccomi, Padre. Sono pronto a riparare i peccati dell'umanità. Noi? Nessun uomo, credimi, può portare questo peso. È veramente troppo pesante. Salvare le loro anime è troppo faticoso. Allontanati da me, Satana! Ecco l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, il traditore è vicino. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Sarebbe meglio per te se non fossi mai nato. Gesù di Nazareth, dici, sei tu il Cristo, il figlio del Dio vivente? Se ve lo dico, non mi crederete e non mi risponderete, né mi lascerete andare. Tu dunque sei il figlio di Dio? Voi lo dite, io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Bestemmia! Già l'avete ascoltato! Non abbiamo bisogno di altri testimoni! Il verdetto! Qual è il vostro verdetto? Che si è condotto da Pilato! A lui spetta il giudizio definitivo su questo bestemmiatore! Sei veramente il re dei giudei? Dici questo da te o altri ti hanno parlato di me? Sono io forse un giudeo? Il tuo popolo ti ha consegnato a me affinché io ti condanni a morte. Dimmi, che cosa hai fatto? Io sono re, ma il mio regno
non è di questo mondo. Se così fosse, i miei discepoli avrebbero combattuto per non farmi arrestare. Ma il mio regno non è di questo mondo. Dunque, tu sei re? Tu dici, sono nato e venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque cerchi la verità, ascolta la mia voce. Veritas. Qui è Veritas. Quale di questi due uomini volete che io liberi? Barabba l'omicida o Gesù, il Messia? Non è il Messia! È un impostore, un bestemmiatore! Cesì Barabba! Chiedo chi sia il vero nemico. Liberate Barabba. E cosa volete che faccia con quest'uomo? Gesù di Nazareth. Sei l'uflè! Io lo punirò, ma dopo lo lascerò libero. Soldato, vedi che gli diano una punizione severa, ma non permettere che lo uccida. Il mio cuore è pronto, padre. Yeah.
che volete per fare suo. Per questo è venuto al mondo. Ma Dio non può volere questo scempio. No. Non è Dio che ha voluto questo. Sono stati gli uomini a farlo. Eccomi. Io sono la serva del Signore. Si è fatto di me ciò che tu desideri. Si è fatta la tua volontà. Piena di grazia, il Signore è con te. Dimmi, cosa hai da dire in tua difesa? Sai che ho il potere di crocifiggerti o di liberarti? Tu non hai alcun potere su me, tranne quello che ti è dato dall'Altissimo. Chi mi ha consegnato a te ha una colpa ancor più grave. E sia! Condanno Gesù di Nazaret, re dei Giudei, alla crocifissione. Ma del sangue di quest'uomo io sono innocente e voi soli ne risponderete. Soldato, fa quello che vuoi. Argo! Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ha!